Ciao a tutti, oggi stiamo iniziando un nuovo viaggio. Andremo nelle Sonderbans per visitare altri progetti di sostegno a distanza, ma anche progetti di contrasto al cambiamento climatico che l'Albero della Vita da diversi anni segue in questo paese. Ci vorranno diverse ore prima di raggiungere i progetti e cambieremo anche diversi mezzi di trasporto. Dopo poco più di 4 ore e 30, adesso andiamo a prendere una bella barca che ci fa attraversare il fiume e poi arriviamo a destinazione, forse. La prima volta con questo mezzo del centro. Essendo una nazione in via di sviluppo, l'India è più vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici, a causa della sua dipendenza da settori sensibili al clima come l'agricoltura e la silvicoltura. La nazione è vulnerabile agli effetti socio-economici immediati al cambiamento climatico. In India, solo nell'ultimo anno, ci sono state inondazioni record nello stato del Kerala, con oltre 5 milioni di persone coinvolte nel fenomeno climatico estremo. Qui nelle Sonderbans, Albero della Vita ha piantato oltre 10.000 mangrovie per una lunghezza superiore a 2 km. Le mangrovie servono a contrastare l'erosione del suolo a causa dell'innalzamento del livello delle acque e impedire quindi la salinizzazione dei campi agricoli. La posizione geografica dell'India la espone a calamità naturali come inondazioni, cicloni, smottamenti e siccità. La siccità ha letteralmente prosciugato la regione del Tamil Nadu, con conseguente crisi idrica nella capitale Chennai, che conta poco meno di 10 milioni di abitanti. L'India ha già iniziato a pagare il conto e dal momento che la maggior parte dei terreni agricoli non ha accesso a fonti di irrigazione, le loro coltivazioni dipendono fortemente dai monsoni, che adesso sono sempre più irregolari a causa del cambiamento climatico. Sebbene l'India abbia ancora redditi medio-bassi per persona, il paese è ora il terzo maggior produttore di emissioni di gas serra dopo Cina e Stati Uniti. L'India ha recentemente puntato su un'economia a basse emissioni di carbonio in vari settori, inoltre è leader mondiale nelle rinnovabili. Negli ultimi 3 anni gli investimenti in questo settore hanno superato quelli relativi ai combustibili fossili. L'enorme fabbisogno energetico dell'India, d'altra parte, continuerà a rendere indispensabile l'utilizzo di energia fossile, dalla quale il paese resterà comunque dipendente. Nei prossimi 20 anni è infatti previsto un calo del consumo del carbone come fonte di energia primaria, ma nel 2040 rappresenterà ancora il 48% del totale.